dare di più, incularsi il notebook. Ma che devi fare, sa? Se piscia da qua si piscia, eh? Il Viet Cong. Animali animali, questo video è davvero spumeggiante. Vi farò vedere i due giorni interi della fiera di Modena, dove, perché nel backstage ne sono successe di tutti i colori. Nel caso vi piacesse questo video, condividetelo se ne volete vedere degli altri. Come sempre vi auguro una buona visione di video e ciao turu turu tutti. Il video partirà così. Ma è un ghepardo volante? Non mi mordi? Ciao. La fiera degli animali. Sei quasi più bello dei miei gatti. Lo vuoi scambiare con i miei 5 gatti? No, perché me li mangio. Ma questo viene da Hogwarts. Guarda, quando vedi una che c'ha un culo della Madonna, tira su un cerbiatto. Attira cosa? Cioè, quindi mangia topi e cani, gatti. E quando c'ha voglia anche i cerbiati a chiappa. Ammazza. Ah, che, però, che bestia carina. Ma me lo presti per vincere i prize game che prendo i pupazzi? Artigli così, cavolo. Questo era il gufo da piccolo strafatto. Adesso vediamo se riuscirò anch'io a mandare la posta ad Hogwarts. Come hai detto che si chiama? Shira. Ed Shira, il cantante delle civette. Ascolta, ma che bello. Mi invii due lettere, solo due. Perché? Una alla mia ex, che mi dico che è stronza. Ascolta, ma Shira, sei fatta una certa. Ma vai a prendere un leprotto. Cioè, qualsiasi cosa faccia c'è sempre un sguardo assassino. Quindi che ti vuole uccidere. Un leprotto, piccolino. Rompe anche il piatto, forse, se l'addestri bene. Se l'addestri te? Sarebbe un video bellissimo, che passa lei e lascia il piatto che cade. Allora, Shira, visto che mi stai simpatica, adesso ti do la cena. Vieni qua, eccola qua la cena. No, vieni, Shira. Dai, vieni. Guarda come la guarda Zack. Non è vero, non è vero. Vai via, ci mette schifo. Ma animale animale, non so se hai capito, ma siamo al Modena Fiere. Vi volevo far vedere il backstage. L'ufficio, due computer, i cessi, un guardaroba che non è un guardaroba, due tavoli loschi che sembrano quelli del bar dei mafiosi, divanetti per le cose sporche. Siamo pronti! Dai raga, 100% carie. Bombe a grappolo! Io l'ho buttato le persone, Sasha. Una mamma mi ha sposato, guarda con cosa. Con un tarallo? Perché sei una cozza! Vabbè, no, perché vabbè, io con le vongole! Vongola. Oh, dai la fucking bomba! Cos'è che hanno fatto, Ste? No, non è che c'è una caciotta valsugana. Ci ha regalato il formaggio. Oh my god, caciotta in the hall! Non sono stato io, papà. Ma attacca. Cazzo vuol fare con la Geggio? Raga, adesso si mangia dal giapponese e c'ho il rimorchio. Raga, Zack, modestamente davvero signore, si alza, va lontano da tutti e caga. Raga, ma che diavolo sta succedendo? Ci sono le interferenze. Ok, sei tutto sistemato. Ma che cazzo? Ma te arrivi con le radiazioni, arrivi? Sono il caldo al cielo di morte. Ma sei vero? Vero raga, è proprio lui. Come combattere la puzza di merda? Qua le radiazioni continuano. Raga, abbiamo ordinato per un esercito. Grazie papà. L'apocalisse del cibo si sta avverando. Papà, pagami i sushi e dopo ti strusci. E adesso partono le Olimpiadi al giapponese. Papà non vuole. Sasha. Un romanello. Colpo di capo di ST. Passa, ma Erika, passa se non è tuo. Erika, è tua. Erika. Erika, passa se non è tuo. Erika. Erika. Erika, ma quanto bevi? Senti, ho qualche problema, vorrei vedere, cioè, se ce l'avessi tu cosa faresti? Hai ragione. Un uomo distrutto dal cibo. Allora, la cena è finita. Ho una cosa per te. Che c'hai? Vieni. Cos'è questa cosa losca fuori da... No, i compiti non li faccio da anni. Da 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 da. Che cazzo? Sei pazzo? Cos'è sta roba? Questo è la mia piccola collezione personale. Ah, regalo. Cosa? Detto, questa è la mia piccola collezione personale. Come puoi notare, ma c'hanno qualche anno queste cartine qui. Cosa c'avranno 20 anni queste carte? Meno, sì, diciamo di sì, dai. Ma stai scherzando che me le regali? No, davvero, sono tutte qui. Tu sei fuso il cervello? No, sto bene. Sei sicuro? Sì. Ragazzi, se veramente me le regala, c'è il suo canale in descrizione, vi dovete tutti iscrivere. Tutti.
tutti, tutti, fa le live. Sì, è vero, è vero. Tutti. E qua c'è una bellissima... Tutti sul canale di Rendirena e scrivete nei commenti dell'ultimo video. Tascia puzza. Va bene. Animale, animale, siamo arrivati in hotel e devo dare i regali di Natale finalmente ai carissimi mates. Stefano, questo è il tuo regalo di Natale. Davvero mi hai fatto un regalo? Sì, e voi non me l'avete fatto. E dov'è il mio, Stefano? Il tuo regalo. Fratello ingrato. Surri, c'è il tuo regalo di Natale. Io lo volevo di Versace. Ho capito, accontentati, hai capito? Papà, c'è il tuo regalo di Natale. Passa, ma è tutto buio qua dentro. Ma è un regalo, non è un nascondiglio. Oddio, pensavo che bello, così il progetto. Se te l'ho fatti tutti quei disegni lì. Pensavo che così il progetto Kick Out the Famous funzionasse. Grazie, Sasha. Mi ha cambiato l'idea, gli ha regalato la mia idea. Ho comprato una L perché penso che io sia ciccione. No, è bellissima, me la volevo prendere per me. L perché sono ciccione. Un pochettino, non volevo dire. Grazie, grazie Sasha, però la prossima volta dammi il buono, dammi il buono spesa che non ho comprato una L. Ma... E se no non ci stavi nel... Ma vuol dire che non ti è piaciuto? I sentimenti di Surri. Mi accontenterò dei sentimenti di Surri. Ti è piaciuto il papà? Tutte sciarpe. Che so che ti piacciono le sciarpe. È bellissimo, mi piace. Ti piace? Sono contento. Ma la domanda è il mio regalo di Natale? L'abbiamo lasciato a Milano. Ce l'ho nella mia terza casa a Tenerife. No, lui veramente deve avere comprato un regalo. Che sta ancora in sta casa? No, l'ha mangiato. Cosa? Ma cosa? Mi avete mangiato il regalo? Voleva regalare al tuo piano la calza e la bevanda. Ma cosa? Ma perché? Ma che cazzo di regali mi fate? Non te l'ho portato apposta perché... Ah, meno male. Ma che cazzo? Una volta mi compri quella merda di pupazzo di cattivi insomma. E poi la cazzo delle case di marzapane. Ma non te l'ho portato apposta. Non te l'ho portato perché è un regalo. Ma meno male. Vabbè, vabbè ragazzi, se mi volete fare qualcosa sarà ben accetto. Accetto il regalo. Questo qua tu lo prendi quando ti vuoi divertire un po'. Ah, ho capito. E sta ti diverti tanto. È il numero di telefono di Surri. Ma che cazzo? Mamma mia, è una pastiglia per il culo? Ma questo hotel è tutto buio, tutto scuro. Ma che cazzo succede? Raga, ma cosa so, appare uno spettro. Camera 111, camera del demonio. Gio, ma non c'è la luce? E qua devi mettere la carta, fra. La smetti? Ma stai, che stai facendo? Sei tu! Ti ammazzo! Oh! Ah, cioè, è una camera allora. Ti vado di sbucci? Qua? C'è il frigo? Non è un frigo. No, comunque ve la faccio vedere io la mia camera. Cioè, camera tra molte virgolette. Perché entri, c'è una televisione dietro questo specchio. C'è una sala, non è una camera. Poi vedi qua, c'è una camera da letto. Ma che cazzo? Un bagno enorme. Tiro cosa? Togli, non ce l'ho mai. Impara da sola. Uno sgabuzzino. Raga, ma questa cazzo di casa è enorme. C'è un'altra porta. C'è anche la cucina, il microonde. Vi ricordate quando vostra madre vi diceva: questa casa non è un albergo? No, no, no. Questa camera è un albergo stesso. Ma sei ancora lì? Non me li riesco a togliere. Madonna mia. Ma mi hai fatto scoprire una nuova stanza e non l'avevo vista quella. Che cosa? La stanza di là. È una cucina, non è una stanza. Sta bloccando e sta aprendo una porta che non avevo visto. Raga, c'è Sbucci che mi avvisa che c'è pure una terrazza. Andiamola a vedere. C'è veramente una terrazza. Ma che cazzo. Salve. Ah, questa è la camera di Stefano. Andiamo a vedere. Facciamo tipo Silent Hill con la luce. Io dovrebbero essere qua dentro. E lì, è lì. Zici. Sta uno fuori con il cappuccio. Sei tu. Mi ha risposto no con la faccina triste. Quella impaurita. Scritto tuffi. L'hai smontata, cazzo. A metà. No, dai, sta veramente cagando con la musica. Secondo giorno di fiera e ovviamente bagno delle femmine più Sasha. Devo fare la cacca ed era più sporco quello dei maschi. Che tra l'altro il guardaroba oggi si è migliorato. Sì. Dare di più, incularsi il notebook. Secondo me quest'oggi, sentendo il vociare, siete un po' di più. Sì, mi sa che sono di più. Siete tanti, siete belli, cioè, alcuni, no dai tutti. Un altro livello di sport. Ve lo faccio vedere io come si fa. Scusate buon uomini,
Sì, se, allora, se, siete bravi, però vi faccio vedere io veramente dove fa le cose belle. Dammi una palla. Ci siete? Mettetevi in posizione. La vostra posizione migliore. Ok, guardate, con un colpo solo. Ok raga, sono di nuovo nel bagno, ma adesso non devo fare la cacca, mi sto cambiando perché ho sudato come un vitello a fare tutti gli autografi e quindi adesso mangiamo e ci riprendiamo. Ma che devi fare, sa? Se piscia da qua si piscia, eh? Io ce l'ho una proposta. Che c'hai di? Faccia ma sei spesso! Aiuto! Vai Ax, fai tutto te! Raga, Suri sta facendo il cosplay di Diglett. Vai, fai Diglett. Mi sa che non ha molto capito. Il Viet Cong. Acchiappa la talpa e gioca insieme a noi. Vabbè, ogni cosa rotta si può sistemare. Aspetta, dammi, dammi il frisbee. Stefano, scusami, dove vorresti arrivare? Non ci arrivi a lampada? Allora, per mangiare tortellini, burro e salvia, io poi avevo chiesto l'entrecotto, ma mi è arrivata qualcos'altro, è stato griglia. C'è sta cagata. Amore, come cazzo stai mangiando? Non sono io, no. Un ologramma. Vero? Vediamo. Io porca troia. Ti ho scatto al rugby. Stai facendo, Sasha? Sei impazzito? Te sei completamente fatto! La scala! Sono stato io! Roberto, è tutto nel video se lo vuoi denunciare. Merda! Manda un messaggio a Sasha. Sasha, cartellino giallo. Cartellino rosso! No! Basta che urli Tom's Hardware e puoi fare tutto. Tom's Hardware! Tu che cazzo guardi, eh? Che cazzo come ti permetti? Sasha! L'ho rotto. Bene animali, male, questo video può concludersi qua. Non c'è stato nient'altro di entusiasmante, quindi sono tornato at home nella casetta. Spero che questo video di Modena Fiere vi sia piaciuto. Ho portato anche a casa i regali e tutte le carte Pokémon che sono state allucinanti. Quanto, ragazzi, è stato il primo evento dove me ne avete regalate così tanto. Cioè più del doppio probabilmente di qualsiasi altro evento. Sicuramente lo ricorderò per molto tempo. Come sempre vi potete iscrivere al centro e guardare altri miei due bellissimi video ai lati. Noi ci si becca domani con un nuovo video. Stay angry, stay animals. 118. Damn.